Ehi bella gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video sul mio canale. Come avete letto dal titolo, ragazzi, oggi vi vado a presentare il mio sito web, che più che un sito web, diciamo che è un blog, perché lì sopra pubblicherò tanti articoli diversi. Però prima di parlare del sito in sé, entriamo nei dettagli del perché l'ho creato subito dopo l'intro. Innanzitutto, inoltre, se non lo fate ancora, vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un mi piace e commentare qua sotto, magari lasciandomi una vostra opinione riguardo a questo video o comunque riguardo ad altre cose che avete visto sul canale. Ora però iniziamo a parlare del blog vero e proprio, perché ho deciso di aprire un blog. Ho deciso di aprire un blog semplicemente perché lì sopra vorrei pubblicare degli argomenti su topic che di solito non tratto sul canale, il che potrebbero essere delle opinioni personali riguardo ad alcune cose che stanno succedendo in questo periodo, come per esempio le nuove ordinanze di De Luca, alla quale molti non sono d'accordo, oppure magari pubblicare dei contenuti che in genere non pubblico su YouTube perché semplicemente non c'entrano con il mio canale o perché comunque non voglio intasare YouTube di troppe cose che non in realtà lo riguardano. Tra l'altro su questo blog pubblicherò anche video che usciranno su YouTube, quindi ovviamente ci saranno nella home anche i video che voi avete visto. Però potrebbe capitare qualche volta che magari esce un mio video su un argomento specifico che quindi non verrà ricaricato su YouTube e quindi sarà un contenuto esclusivo del blog. Ancora non ho capito bene come strutturarlo di preciso, che cosa farci. In realtà non so nemmeno se questo progetto andrà avanti, perché non so se avrò poi tempo abbastanza da dedicargli, perché ovviamente è una cosa in cui serve costanza, come tutte le cose nella vita, insomma. E quindi ho provato ad aprirlo perché mi piacerebbe tantissimo portarne avanti uno. Infatti sono anni che voglio un mio sito web, ma sono anche anni in cui non sono mai riuscita a farlo di concreto. Per quanto riguarda la pubblicazione degli articoli sul blog, pensavo di pubblicare 2 articoli a settimana, in concomitanza con i 2 video della settimana, quindi il martedì e il venerdì alle 16, in modo da poterli programmare e nel video farvi sapere quando appunto è uscito un nuovo contenuto sul blog e di cosa tratta quel contenuto, dato che comunque spesso saranno contenuti che io avrò già programmato per la settimana dopo, in modo da non ritrovarmi a dover fare tutto all'ultimo. Tra l'altro il sito presenta anche la sezione dei commenti, la sezione dei mi piace e delle condivisioni, dove possiamo anche generare una discussione al di sotto dei post che pubblico. Quindi ovviamente se siete interessati trovate il link qua sotto come primo link nella descrizione. Però adesso direi di andare a vedere un attimo questo sito web più nel dettaglio. E per farlo ovviamente mi servirò della React Schermo, quindi ci rivediamo sul mio desktop. Ok, eccoci qua. Allora, questa è la home page del sito, infatti come potete ben vedere in alto c'è il logo che è tra l'altro l'immagine di profilo che ho su YouTube anche, e a fianco ci sono scritte le stesse cose che ci sono scritte in realtà nel banner del canale, quindi lifestyle, tech e travel, perché sono gli argomenti principali insomma che vorrei trattare sia sul canale YouTube e sia invece per quanto riguarda il blog. Qua al centro c'è questo titolo che sta scritto vlogger not Irene, perché è quello che faccio insomma. E qua una descrizione semplicissima, potresti trovare tanti contenuti utili. Ovviamente il sito è un work in progress, quindi quello che vedete adesso in questo video potreste non vederlo sul sito finito. Ovviamente sono alle prime armi, quindi come per YouTube ho ancora tantissime cose da comprendere, sia per quanto riguarda il funzionamento, sia per quanto riguarda comunque come ottimizzarlo a meglio, farlo sembrare il più bello possibile e tutto il resto. Scendendo giù abbiamo l'immagine di copertina che in realtà ho anche su Facebook, che è una bellissima foto che ho scattato io quest'estate del Vesuvio visto dal lungomare di Mergellina. Sotto invece abbiamo la sezione dei articoli del blog, quindi in questo caso c'è solo questo perché è l'unico articolo che è stato pubblicato al momento, ma esattamente tra un minuto uscirà un nuovo articolo perché l'ho programmato per le 4:30 di oggi. E qua invece c'è la sezione dei video di YouTube e qua vedete l'ultimo video che è caricato, che è quello della riapertura delle scuole. Se andiamo indietro ovviamente escono man mano tutti gli altri video e quindi questa è la galleria, diciamo, video. Tra l'altro deve ancora caricarsi il video di oggi, ma quelli sono altri dettagli. E come vedete qua sotto, a parte il titolo, vi dà anche una piccola breve descrizione di quello che è
il contenuto del video, cioè praticamente le prime righe della descrizione che metto io su YouTube. Sotto invece abbiamo la sezione dei post di Instagram, dove potete vedere le ultime 6 foto più recenti, oppure potrete anche mostrarne di più, come vedete, e quindi vi uscirà praticamente tutto il mio feed. So che sono troppo bella, quindi ci stava come sezione. E sotto abbiamo la sezione per contattarmi, che si chiama Chattiamo. Potrete contattarmi sia per collaborazioni commerciali, sia per farmi sapere delle cose, sia per consigli, comunque anche per generare una semplicissima discussione. E sotto invece abbiamo il modulo di iscrizione per le mail, quindi se metterete il vostro indirizzo email posso inviarvi cose tramite mail, che possono essere spoiler per prossimi video, che possono essere sconti se in un futuro dovessi fare un merchandising, o tante cose carine e coccolose che devo ancora capire appunto come funzionano bene. Poi, tornando in alto, abbiamo di qua le varie sezioni, che al momento sono la home, che è questa, e blog, che invece è la parte dove potrete trovare tutti gli articoli, anche quelli più vecchi. E al momento, come vedete, c'è questo, che è quello che abbiamo visto prima, e c'è questo che è uscito esattamente 2 minuti. Studiare/lavorare usando il metodo del pomodoro, ovvero il topic del video che avete visto venerdì sul canale. Vediamo un po', apriamolo. Ed eccoci qua. Questo è l'articolo, che in realtà è molto semplice perché devo ancora capire tutta la fase di scrittura eccetera, ma quelli sono altri dettagli, e sotto c'è il video che ho caricato. Per quanto riguarda questo articolo è una trascrizione praticamente del video, però nei prossimi post mi piacerebbe strutturarli un po' meglio e magari aggiungere qualcosa che nel video non ho detto, oppure mettere delle cose nel video che nel post non metto e cose del genere, in modo da comunque integrare le due cose. Poi vabbè, qua sopra abbiamo tutti i social, che sono YouTube, Facebook, Instagram e TikTok. TikTok non mi dà il link, però va bene. E poi c'è la sezione contattaci, dove vi aprirà direttamente il form delle mail per potermi mandare tranquillamente una mail. Ovviamente andando a cliccare sul logo ritornerete alla home page e basta, insomma, per il momento è questo. Quindi per il momento è davvero ancora in fase di progettazione, è davvero un sito molto molto semplice, ma come vi ho detto ho intenzione in futuro di aggiungere altre cose. Come vi ho detto già prima, l'obiettivo di questo blog è quello di poterci caricare sopra articoli su cose che non porterei in generale su YouTube o comunque sugli altri miei canali social. Non ho nemmeno ancora registrato un dominio, perché come vi ho detto non so se questa cosa andrà avanti, ma mi piacerebbe poter registrare un dominio e un giorno poter dire di avercela fatta. Qui niente ragazzi, io direi che però per questo video può essere tutto. Vi ricordo che trovate il link del blog sotto nella descrizione, e ogni volta che uscirà un nuovo video inoltre vi invito anche ad andare a dare un'occhiata al blog, perché potrebbe essere uscito un nuovo articolo. Tra l'altro credo che da oggi in poi vi aggiornerò riguardo al blog anche nella sezione community di YouTube e nelle varie storie che metto su Instagram. Quindi ovviamente se non mi seguite sui social fatelo, perché trovate sempre link sotto nella descrizione, e vi ringrazio per aver visto questo video fino alla fine. E niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato vi invito a lasciare un bel pollice in su, commentare e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e noi ci vediamo venerdì alle 16 con un prossimo video sempre qua sul canale. Bella!